Ciao a tutti, siamo i Buio Pesto. Ciao! E anche noi abbiamo aderito alla campagna per la raccolta firme per far diventare il pesto patrimonio dell'umanità. Una cosa importante. Mettiamoci un posto da patrimonio dell'umanità. Così, esatto. Succede che vengono raccolte le firme, vengono mandate a chi deve decidere se cosa deve diventare il patrimonio dell'umanità, in questo caso all'UNESCO. Ma l'UNESCO? Ma l'UNESCO è sbagliato! No, giusto, si raccolgono le firme e si mandano all'UNESCO. Ma in genovese si dice non sciolto! Ma non UNESCO, UNESCO! E allora parla bene, non si capisce! Oh, eccomi! E basta anche lì, stai là. Dunque, noi siamo Buio Pesto, abbiamo la parola pesto nel nome. Chi meglio di noi poteva essere chiamato per tentare di raccogliere queste firme? Anche perché noi abbiamo scritto due canzoni importanti. Alcun da sé, che raccontava bene bene come si fa il pesto dopo, come si fa, quali sono gli ingredienti giusti per poterlo chiamare veramente pesto. E poi abbiamo scritto l'inno del pesto, che viene eseguito prima di ogni campionato mondiale di pesto. Anche quando si trova fuori dalla nostra regione, prima all'inizio, cantano tutti il nostro inno. Per cui, chi meglio di noi poteva essere chiamato per fare il testimonial, anzi, il pestimonial? No, guardate che non è mia, la battuta è di Regione Liguria. Ah, che bella! Molto bella la favola. E Regione Liguria, quando si ficca in testa una cosa, riesce a portarla a termine. Vedremo se ce la farà anche questa volta, con il pesto. E quante? E quante cosa? E quante firme servono? Ah, quante firme servono? Non c'è un numero preciso. Il più possibile, cioè che tutti i cittadini, mi raccomando cittadini liguri, andate a firmare per far sì che questo possa diventare realtà. Dove però? Dove cosa? Dove si firma? Dove si firma? C'è una manifestazione che si chiama Firma e Pesta, che dura 2 giorni. Sono in verità 91 manifestazioni, perché la prima si terrà sabato 17 marzo in Piazza De Ferrari, e al Palazzo Ducale ci sarà la 7ª edizione del campionato mondiale di pesto, che sarà come sempre aperta dal nostro inno. Poi nella piazza arriverà Gabibbo, offrirà gelato ai bambini, ci saranno i fuochi d'artificio rigorosamente color verde. Invece, domenica 18 marzo, l'indomani, in 90 comuni della Liguria che hanno aderito, ci sarà una manifestazione, sempre Firma e Pesta, dove si va, portatevi il pestello da casa e vi verrà offerto da mangiare con il pesto, insomma si mangia e si firma tutti insieme. Noi personalmente saremo in 2 posti, noi saremo attorno a mezzogiorno a Rapallo, dove ci esibiremo anche, poi scapperemo a Loano, dove attorno alle 16 ci esibiremo anche lì, fare una piccola esibizione, ma tutto per portare la gente a firmare questa petizione per l'UNESCO. Scusate, ma Federica? Lo so io dove è la Federica. Dov'è? È a fare il pesto. No, allora, la Federica non c'è perché è partita prima di me. Ho capito, non fate gesti. E per cui adesso la raggiungiamo e saremo tutti insieme alla manifestazione Firma e Pesta. Pronti? Capiu forestu, cuscisse con pesto.